Thanks. Ok, connesso? Sei connesso, ok. Posso sistemare la tua camera? No, aspetta, non devo spostarmi. Questo. Se no, se togli l'audio non lo sento. Anzi, non lo vedo più che altro se mi si leva il microfono. Allora, che ne dite, siamo pronti? Io vi dico solo che partiamo col botto, quindi... Come avevo già anticipato. Automatica, sottotitoli, disabilità, sottosalvataggio. Ok. Esiste il servizio di dettaglio di salvataggio importato, nome Karin, il grado era livello 50, abbiamo fatto il ricognitore, siamo stati conseguito qui la via dell'eroe, Brex è sopravvissuto, perché ovvio, Karin invece l'abbiamo lasciato su Virmire e il consiglio è stato salvato. In realtà importa molto più scelte di queste, ma dettagli. Dettagli insignificanti, infatti. Shepard ha agito alla perfezione, meglio di quanto sperassimo. Salvare la cittadella, salvare persino il consiglio. L'umanità ha guadagnato la fiducia dell'intera galassia. Ma non è ancora abbastanza. I nostri sacrifici hanno ottenuto la gratitudine del consiglio, ma Shepard è la nostra migliore speranza. Abbiamo fatto... Anche i Geth. Proprio mezz'ora fa abbiamo Sappiamo finito che io e sono Vale ancora da soli, felici. in Valzac. I cacciatori sono ancora là fuori. E spetta a noi fermarli. Perché con tutti i tentativi che ho fatto ieri sera, ne ho Forse fatto non una si finirà decina, mai. solo Non si l'ultimo finirà sono fino a riuscito a quando, farlo. neanche dopo tutto quello che l'umanità ha fatto per loro. Ma Shepard, a lei daranno ascolto. È un'eroina, una specie di icona. No, ho capito che con Ma se non Valzac... viene, se perdiamo Shepard, sarà la fine della Meglio che... comunità. Più meno persone c'hai, meglio è, Allora facciamo in modo sinceramente. di non perderla. Perfetto, guarda, meglio farlo da soli o con chi ti fidi, ecco. Se vai in random ti becchi magari la gente che non sa un cazzo. Tipo, prima di farlo con Vale, ho fatto un SOS, avevo beccato uno che non aveva neanche messo la resistenza all'effluvio. Cioè, ma... Non so, cioè... Comunque è stato, cioè, veramente, non sembrava non morire, Vale te lo può confermare se c'è, quindi. Anche se probabilmente starà registrando, quindi. Motori per luce disattivati.
Qui magari si sentiva solo e basta. Rilascio emissioni attivo. La zona è pulita. Procediamo con l'occultamento. Stamane faccio uno con un Stiamo italiano. cercando per 4 giorni a cercare per tutto il E settore ci siamo in due, una traccia di infatti. attività GET. Nell'ultimo mese sono scomparse 3 navi qui. Deve essere successo qualcosa. Io punterei sugli schiavisti. Se Comunque magari si hanno delle sente informazioni. bene l'audio perché non posso Rilascio qualcosa vedere. sullo scanner a lungo raggio. Una nave non identificata. Sembrerebbe un incrociatore. Non corrisponde a rilevamenti conosciuti. L'incrociatore sta Un po' più cambiando rotta. alto, non aspetta. Ora entra in. Un pochino. Possibile che una nave GET non sono i GET. Prepararsi a manovre evasive. Aspetta, lascio un pochino il coso, vediamo. Ok. No, non lo vedo ancora. Aspetta, perché fa il filmato tutto. Ok, adesso lo vedo. Lo vedo molto, molto in piccolo, ma lo vedo. Aspetta, adesso lo sposto ancora un po' di qua. Ok. La body su. L'alleanza arriverà in tempo. Ok. Non sto facendo tutto questo solo per diventare cadaveri spaziali. Porta tutti alle navette di emergenza. Joker è ancora in cabina di pilotaggio. Non vuole abbandonare la nave. E non me ne vado neanche io. Ho bisogno che tu guidi l'equipaggio alle navette di evacuazione. Comunque si Penserò capisce io. che ha detto che stavano partendo col botto. Se ti fosse che si hanno da fare subito sono i parabrezza. Che avevano cosa? Buon scura forse? Senza se, senza ma, subito sotto attacco. Esatto. Aspetta che non è ancora finito. Ah, ok, boh, adesso. Intanto si può già notare come uno si è migliorato graficamente. Adesso dopo vedremo anche come il gameplay è cambiato dall'essere un po' troppo macchinoso all'essere oh ok, adesso sì che ci si diverte. Penso di sì. Ma comunque qua siamo a qualche mese di distanza dalla fine dell'uno, quindi in questo momento qua. Infatti non sono i get. Preparatevi al trauma. Loro pensano che siano i get.
Non sono il ghetto. Abbiamo recuperato il comandante Shepard. Adesso il progetto Lazarus procederà come previsto. Allora, io adesso potrei un po' modificarla se volessi. Vediamo un attimo. No, voglio cambiare un po' i capelli. So che state avendo molte domande, del tipo cosa cazzo è successo? Adesso vedrete. Buonasera, Vale. No, non è un clone. No, è proprio il corpo vero. Solo che però ricordate cosa ha detto, progetto Lazarus. Ecco. Aspetta, era verde, vero? Aspetta, non mi ricordo più. Sì, verdi erano. Verdi, capelli rossi e rosa, più o meno. Sì, ma fai conto che questa è la prima che uscisse quel film di merda, quindi. Sì, esatto, praticamente qualcuno ci ha resuscitato in realtà. Praticamente. Chi? È la domanda, e lo scopriremo tra poco. Ah già, che tra l'altro Vale, ho detto che abbiamo appena fatto il Valazak in due, quindi. Thank you.
Esatto, anche perché abbiamo un massacro adesso da vedere, quindi. Del confronto no, lasciamo stare. Vabbè, qua si può anche dare la possibilità di cambiare classe, però noi stiamo con quello che avevamo, anche perché per questo questa è la bomba letteralmente. O è la mia la mania di fare i nasi, ti prego. O è la mia mania di fare i nasi piccoli alle protagoniste. Consapevolezza dell'ambiente circostante. È quella che Mia, abbiamo appena credo detto si a stia Sans, abbiamo avvicinando. fatto un balazac da soli praticamente. Dannazione, Wilson non è ancora pronta. Dale un sedativo. Mi sa che era sul 3 che c'erano Sei gli stile di cattiva. capelli che mi Raffaella, piaceva. cerca di calmarti. Battito cardiaco in aumento, attività cerebrale fuori scala. Per le femmine. Parametri a livelli critici. Non sta funzionando. Un'altra dose, subito. Ma aspetta che Wilson, attacco la parametri a livelli batteria tra critici sono l'altro. bassi. Ci è mancato poco. L'abbiamo quasi Avevo persa. detto che le sezioni erano sbagliate. Rifai tutti i calcoli. Vi dico solo. Ricordatevi una delle missioni secondarie che abbiamo fatto in Mass Effect 1. Shepard, mi senti? Alzati subito da quel letto. Questa struttura è sotto attacco. Shepard, le tue cicatrici non sono guarite, ma devi svegliarti. Questa struttura è sotto attacco. I capelli o a caschetto o i Prendi lunghi. la pistola e la corazza protettiva dall'Adi. Non c'è tempo da perdere, Shepard. Prendi l'arma e la corazza. La La pistola non ha no. munizioni termiche. È un'infermeria. Ti Sì, procuriamo un'ambulanza vitale. sono dei miei Mi zii a coltellito fianco qua. vicino alla POP. Tieni giù la testa, Shepard. Riparati dall'esplosione. Oh, guarda, che bello. Qualcuno sta violando la Ciao, sicurezza. Seth. Cercare di ucciderti. Cerca delle clip termiche per la tua pistola. Sembra Ma che guarda abbiano come è aperto una barricata migliorato. per cercare di fermare i Mac. Allora. Allora, facciamo onda d'urto, prendiamo anche l'onda d'urto, però poi prenderemo anche la trazione. Non sono miei cani, quindi è inutile che li saltate. Faccio vedere cosa la carica biotica. Là.
Cazzo. Ok. Evito di usare i cosi, là, i tasti rapidi perché non ce la faccio per beccarli. Tiene 61 che si chiama Matteo Montesi. Aspetta che approfitto là che chiudo quella finestra là. Invece di stare a cliccare mouse e tastiera lontano senza riuscire a vedere che cazzo sto cliccando. Questi cani che devono sempre abbaiare nei momenti sbagliati. Sopra me il cane che è il dottor Scotti. Vabbè, effettivamente. Ovviamente non si punti. Ok. Ecco, quella là, questa frase qua la sentiremo non so quante volte, ogni volta che ci saranno i Mac così. No, no, non lo sapevo. Ok. Ho cambiato anche il sistema di hackeraggio. Attivazione sistemi ausiliari. Alimento di civiltà è attuale. Tra le
cosa ci fai qui? Pensavo che con te non avessero ancora finito. Mi sono appena svegliata. Tu devi sapere più cose di me. Giusto, mi dispiace. Io sono Jacob Taylor. Sono di stanza qui da... Nemici individuati. Merda. La situazione è peggiore del previsto se Miranda ha già deciso di metterti in campo. Ti dirò tutto, ma prima dobbiamo arrivare alle navette. So che non è il momento migliore, ma sono stufa di correre a destra e a manca senza sapere nulla. D'accordo, ti faccio un riassunto. Tu e la tua nave siete stati attaccati e distrutti. Sei stata uccisa. Poi il tuo cadavere è stato portato qui. I nostri scienziati ci hanno messo 2 anni a rimetterti insieme. Sei rimasta in coma o peggio per tutto questo tempo. Bentornata alla tua vita. Io non credo di aver afferrato molto bene la situazione. Sì, lo immagino. L'Alleanza ti ha ufficialmente dichiarata caduta in battaglia. L'intera galassia ti ritiene morta. E se non raggiungeremo quelle navette, tornerai a esserlo. Ci sono salvati altri membri dell'equipaggio della Normandy. Facciamo così. Aiutami a distruggere quei mech e risponderò a tutte le tue domande, o quasi. Siamo a corto di clip termiche, ma io sono un biotico. Se vuoi che li colpisca duro, basta che me lo dici. Solo 2 anni. Solo 2 anni dall'esplosione della Normandy, praticamente. Avevo promesso di rispondere alle tue domande. Cosa vuoi sapere? Qual è il tuo incarico qui? Dipende a chi lo chiedi. Tecnicamente sono il tenente di Miranda, ma in realtà sono un semplice soldato. Prima di questo ho prestato servizio nell'Alleanza per 5 anni. Ora sono a capo della sicurezza della stazione. Di solito è un lavoro molto più tranquillo. Uso la pistola solo per sparare i bersagli del poligono. Ci hanno messo 2 anni per ricostruirmi. Le mie ferite erano così gravi. Non sono un medico, ma eri messa male. Quando ti ho vista eri solo un ammasso di carne e tubi. Altrove saresti finita direttamente... Spyro nel terzo Legend ci ha messo 3 anni per svegliarsi. Tecnologia all'avanguardia. In che senso? Clonazione? Cibernetica? Non conosco i dettagli. Dovresti chiederlo agli scienziati. Ma sono sicuro che non sei un clone. Volevano riportarti in vita esattamente come eri prima di quell'attacco. Sei ancora tu. Magari con qualche... C'era Jack. Solo Dabbo. C'erano altri soggetti o... Il progetto Lazarus aveva un solo soggetto. Tutta l'operazione consisteva nel riportare in vita te. Solo te. Ma non è stato facile. 2 anni. I migliori scienziati in circolazione. Le tecnologie più avanzate. Sai qualcosa su questo attacco? Chi c'è dietro e cosa vogliono? Magari lo sapessi. Stavo andando a dormire quando è scoppiato l'inferno. Un sacco di esplosioni. Poi ogni dannato mech di questo posto ha iniziato a sparare. Contro di noi. Deve essere stato qualcuno dei nostri. Serve un livello di autorizzazione massimo per violare tutti i mech. L'ultima cosa che ricordo è l'esplosione della Normandy. Ci sono stati altri superstiti? Più o meno tutti. Solo pochi soldati dei ponti inferiori non ce l'hanno fatta. Il navigatore Presley è stato ucciso da un'esplosione. Ma tutti gli altri, incluso il personale non dell'Alleanza, come Liara, Lazari e l'Aquarian, ne sono usciti sani e salvi. Ecco, buona notizia per tutti noi. Sai per caso che fine hanno fatto? No, comandante. Sono passati 2 anni. Hanno voltato pagina e lasciato l'Alleanza. Potrebbero essere ovunque. Era la mia squadra. Se sapessero che sono ancora in vita, verrebbero a cercarmi. Forse potrei rintracciarli dopo che ce ne saremo andati da qui. Sempre se ci riusciamo. Quando mi sono svegliata, una certa Miranda mi stava parlando via radio. Il contatto è saltato poco prima che ti incontrassi. Miranda Lawson è l'ufficiale comandante della stazione. Ha diretto la squadra Lazarus. Il suo compito era quello di riportarti in vita, a qualsiasi costo. Sapevo che avrebbe cercato di salvarti. Di sicuro non è disposta ad abbandonarti proprio adesso. Hai detto di aver perso il contatto. Cos'è successo di preciso? C'è stata una sparatoria e un'esplosione appena prima che la perdessi. Lei sa badare a se stessa. Ma spero che stia bene. Qual è la via più rapida per arrivare alle navette? Dipende tutto dalla quantità di mech. Forse è meglio passare... Prova, prova. C'è qualcuno in ascolto? Qualcuno in vita? Scusate, quindi è un po' malassa, Wilson, sono Jacob.
Sono qui con il comandante Shepard. Bisogna che venissimo da te a togliertelo dalle mani. Shepard è viva. Ma come diavolo? Non importa. Devi tirarla fuori da lì. Usa i tunnel di servizio e raggiungi la sala di controllo della rete. Ricevuto, Wilson. Resta su questa frequenza. Credo di ricordare un certo Wilson che era venuto a trovarmi al mio risveglio. È lui. È il capo dei tecnici medici. Obbedisce direttamente a Miranda. Forza, i tunnel di servizio sono da questa parte. Ok. Nemici individuati. Accidenti, Wilson. Questa stanza. L'intera stazione brulica di Mac. Sto facendo del mio meglio. No, adesso sì. Aspetta, prima però qua. La ricostruzione fisica del soggetto è completa, ma dobbiamo ancora valutare tutte le funzioni mentali e neurologiche. I nostri ordini erano chiari. Rendere il comandante Shepard ciò che era prima. Alimenta di sistema. La stessa personalità. Guarda, prego. Di cosa prego? Shepard, sono qui. Beh, scusa, dopo il nemico è dappertutto. Quei bastardi mi hanno colpito alla gamba. C'eri anche tu la prima volta che mi sono svegliata. Sì, ero io. Possiamo parlarne dopo aver sistemato la mia gamba? Dovrebbe esserci del Medigel nel kit di pronto soccorso sulla parete. Spero ce ne sia abbastanza per rimetterlo in piedi e farlo camminare. Prendi il Medigel dal kit di pronto soccorso sulla parete. Grazie, Shepard. Non avrei mai pensato che mi avresti salvato la vita. Ora siamo pari. Volevo provare a disattivare i Mac di sicurezza, ma il responsabile di tutto questo ha fritto l'intero sistema. Ormai è irreversibile. Non ti abbiamo chiesto cosa stavi facendo. Comunque, perché puoi accedere ai Mac di sicurezza? Tu eri nel settore biologico. Non mi stavi ascoltando. Sono venuto qui per risolvere il problema. Inoltre, mi hanno sparato. Questo come lo spieghi? Non conosco nessuno di voi. Mettiamoci al sicuro e poi potremo stabilire di chi è la colpa. Giusto, Shepard. Dobbiamo cercare Miranda. Non possiamo lasciarla qui. Lascia perdere Miranda. Era nel settore D. I mech hanno invaso tutta quella zona. Impossibile che sia sopravvissuta. Miranda non può farsi uccidere da qualche mech. È ancora viva. E allora dov'è? Perché non ci ha contattati? Le spiegazioni possono essere solo due. Esatto. Oppure è una traditrice. Di solito mi serve più tempo per fidarmi delle persone. Miranda teneva molto a questo progetto. Non l'avrebbe mai sabotato. Ok, forse non è colpa sua, ma questo non cambia la situazione. Noi siamo qui e lei no. Dobbiamo salvarci. L'hangar delle navette è... Oh, merda! Possiamo sovraccaricare quei contenitori. Ecco fatto. Andiamocene da qui. Ok, li abbiamo sistemati, ma per noi si mette male. Ok, preparatevi. Se ti dico che adesso capirete con chi ci ha salvati. Sembra proprio il momento, Jacob. Non ce la faremo se lei si aspetta un colpo alla schiena. Se vuoi fare incazzare il capo, Jacob, accomodati pure. Il progetto Lazarus, il programma che ti ha ricostruito, è finanziato e controllato da Cerberus. Mi pare di essermi già imbattuta in Cerberus qualche volta mentre indagavo su Saren. È una sorta di gruppo illegale pro-umani, vero? Beh, questo è ciò che vuole far credere l'alleanza. Tan. Dell'altro. L'alleanza ti aveva dichiarata morta. Si erano arresi. Cerberus ha speso una fortuna per riportarti in vita. Anch'io sarei sospettoso, ma al momento dobbiamo collaborare per sopravvivere. Ho solo pensato che meritassi di sapere tutto. Una volta lasciata la stazione, ti porterò dall'uomo misterioso.
Lui ti spiegherà tutto, te lo prometto. L'uomo misterioso, è lui a capo di tutto questo? Già, ovviamente non è il suo vero nome. Nessuno sa chi sia veramente. Era il nome. E per quello basta leggere quattro fumetti dedicati. Non mi importa cosa abbiano fatto o cosa tu dica, non lavorerò con dei terroristi. Potrei dirlo al capo, ma dopo che saremo al sicuro. Siamo quasi alla navetta. Mi usava come patato. Ok, secondo cosa di hacking. Questo e questo. Vabbè, quel tizio usa la katana come una mazza e poi dice che non lo sa usare bene. Ma vabbè, ciao, vabbè. Adesso lo picchierei anch'io se non trovassi davanti sto qua. Movimento di sistema. Andiamocene da qua. Vediamo a farci la prima missione. Coraggio, da questa parte. Siamo quasi al... Miranda? Ma tu eri... Morta? Che diavolo stai facendo? Il mio lavoro. Wilson ci aveva traditi tutti. Avresti dovuto prenderlo vivo, scoprire cosa sapeva. Troppo rischioso. Ho speso troppo tempo e fatica per riportarti in vita, per vederti uccidere proprio ora. Credi davvero che Wilson ne fosse capace? Ora non più. Anche se ne sei sicura, lui si meritava quell'accoglienza? Ha sabotato i sistemi di sicurezza, ucciso il mio staff e avrebbe ucciso anche noi. Ne sei sicura, Miranda? Conoscevamo Wilson da anni. E se ti sbagliassi? Io non sbaglio mai. Pensavo che ormai l'avessi capito, Jacob. Lo sapevo che Wilson stava solo aspettando l'occasione di spararmi alle spalle. Un buon istinto. Alcune persone si fidano troppo e non si accorgono di ciò che succede. Coraggio, saliamo sulla navetta e andiamocene di qui. Il mio capo vuole parlarti. Intendi l'uomo misterioso? So che lavorate per Cerberus. Ah, Jacob, avrei dovuto immaginarlo che ti saresti fatto degli scrupoli. Non è mentendo al comandante che la convinceremo a unirsi alla nostra causa.
Beh, visto che siamo in vena di confessioni, c'è qualcos'altro che vuoi chiedermi prima di andare, comandante? Davvero una fortuna che tu sia arrivata giusto quando stavamo per andarcene. Cosa stavi facendo durante l'attacco? Oltre a cercare di salvarti la vita? Wilson ha intuito che ti stavo aiutando e ha mandato un esercito di mecha a eliminarmi. Sono venuta qui il più presto possibile. Probabilmente anche troppo, se chiedi a Wilson. Che ne sarà degli altri abitanti della stazione? Questa è l'area di evacuazione. Se non sono già qui, non verranno. Non possiamo andarcene senza esserne sicuri. Dobbiamo tornare a verificare. Non capisci. L'unica degna di essere salvata sei tu. Tutti gli altri sono sacrificabili. Ha ragione. Conoscevamo tutti il rischio quando abbiamo accettato. Senza di te tutto questo non avrebbe senso. Dove andremo? In un altro complesso di Cerberus, dove ti attende l'uomo misterioso. Non sono sicura di fidarmi di te. Questa è l'unica navetta per lasciare la stazione. Se vuoi restare qui a marcire con i Mac, fa pure. Sei la direttrice del progetto Lazarus, non è vero? Esatto. Ho dedicato 2 anni della mia vita a questo progetto. A te. Cosa vuole Cerberus da me? Forse dovresti chiederlo all'uomo misterioso quando lo incontrerai. Ha dedicato risorse praticamente illimitate a Lazarus. Ovviamente ha in serbo qualche piano per te. Non voglio rivedere questa stazione per il resto della mia vita. O delle tue vite, nel tuo caso. Andiamo. Boh, il tutorial è finito. Prima dell'incontro con l'uomo misterioso, dobbiamo farti alcune domande per valutare le tue condizioni. Andiamo, Miranda, altri test. Shepard ha già abbattuto quei mech senza problemi. Dovrebbe essere sufficiente. Sono passati 2 anni dall'attacco. L'uomo misterioso deve essere certo che la personalità e i ricordi di Shepard siano integri. Procedi con le domande. È una perdita di tempo, sono quella di sempre. Prima iniziamo, prima potremo finire. Inizia con la sua storia personale. D'accordo. I registri indicano che sei cresciuta sulla Terra. Un ambiente difficile, senza genitori. Ti sei arruolata e sei sopravvissuta all'attacco del divoratore che ha spazzato via il resto della tua squadra. Te lo ricordi? Quel giorno ho perso parecchi amici. Vivere un'esperienza simile ti cambia. Se glielo permetti, finisce per soffocarti. Ho letto il rapporto. Su Acuze sono morti 50 Marine. Sei stata l'unica sopravvissuta. Soddisfatta, Miranda? Quasi. Proviamo qualcosa di più recente. Virmair, dove hai distrutto l'impianto di clonazione di Saren. Hai dovuto lasciare indietro a morire un membro della tua squadra. Il tenente Kaidan Alenko è caduto in battaglia. È stata una tua decisione. Perché l'hai lasciato indietro? Avere il comando significa dover dare ordini sapendo che i tuoi uomini potrebbero morire. Ciò non deve influenzare le tue decisioni. Kaidan si è sacrificato per il resto della squadra. Senza di lui non avremmo potuto fermare Saren. È morto da eroe. Capisco, comandante. Non stavo giudicando la tua decisione. Tutti qui a Cerberus sanno che quell'impianto di clonazione doveva essere distrutto. Shepard, ripensa alla cittadella. Dopo aver salvato la Destiny Ascension e ucciso Saren, cos'è successo dopo? L'umanità ha ricevuto l'offerta di un seggio nel Consiglio. Ho suggerito il capitano Anderson per tale carica. Sì, il capitano Anderson è ora il consigliere Anderson, anche se da quanto ho sentito preferiva la vita militare. Tuttavia è bello sapere che il membro umano del Consiglio non penserà alla politica prima della difesa. I tuoi ricordi sembrano stabili. Ci sono altri test che dovremmo eseguire. Avanti, Miranda. Basta con i quiz. I ricordi sono a posto e posso garantire personalmente per le abilità belliche di Shepard. Immagino tu abbia ragione. Dobbiamo solo sperare che l'uomo misterioso consideri il nostro piccolo test improvvisato una prova sufficiente. L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. Io non farei aspettare l'uomo misterioso. L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. No, ma guarda un po'.
Quanto tempo perdereste voi ragazzi su una cosa così? praticamente sono delle ferite che cambiano a seconda di che scelte fai praticamente. Tanto troppo. Aspetta, vediamo un attimo. C'era la possibilità di togliere il casco nei dialoghi? Sì. Cazzo, però non c'è la possibilità di togliere il casco, che tutto io. Esatto. Vabbè, niente, l'armatura del dragon inizia al massimo a mettere sul 3, dato che c'è la possibilità di togliere il casco durante i dialoghi. Comandante Shepard. L'uomo misterioso. Credevo che ti avrei incontrato di persona. Una precauzione necessaria, non insolita, tra chissà ciò che sappiamo tu e io. Perfetto. Esattamente cosa sappiamo tu e io? Che il nostro posto nell'universo è più fragile di quanto ci piaccia credere. È Ricordatevi una questo tizio, donna. perché diventerà Una donna importante per incredibile. tutto il resto della Potrebbe essere saga. l'unico baluardo tra l'umanità e la più grande minaccia della nostra breve esistenza. I razziatori. Lieto di vedere che la tua memoria è ancora intatta. Come ti senti? Vieni al punto. Cosa stanno combinando i razziatori per averti convinto a riportarmi in vita? Siamo in guerra. Nessuno vuole ammetterlo, ma l'umanità è sotto attacco. Mentre Forse. stavi dormendo, sono scomparse intere colonie. Colonie umane. Riteniamo che sia opera di qualcuno che lavora per i razziatori. Come Saren e i Geth lavoravano per la Sovereign. O Li hai forse visti no. di persona. Li hai sconfitti tutti. È uno dei motivi Ah, per cui abbiamo questa è scelto te. un'altra cosa che vi dico. Vedete il sole che c'è dietro, quello rosso e blu? Ricordatelo per l'ultimo, quando faremo l'ultima missione. Ecco. Si svegli, Miss Shepard. Si svegli. Lei è la donna giusta nel posto sbagliato. Combattere una guerra non sembra nello stile di Cerberus. Perché vi siete schierati? Noi siamo votati al progresso e alla salvaguardia dell'umanità. Se i razziatori ci prenderanno di mira, se cercheranno di annientarci, Cerberus li fermerà. Se aspettiamo che i politici dell'Alleanza agiscano, non resterà più alcuna colonia umana. La Sovereign ha cercato di mietere metà delle forme di vita della galassia. Ma i razziatori dovrebbero prendere di mira un po' Secondo di colonie me ci umane. potrebbe anche Sono già esserlo. spariti centinaia di migliaia di coloni. Direi che rientra nella definizione di mietitura. Nessuno vi presta attenzione poiché sono attacchi casuali in zone remote dello spazio. Non so perché abbiano improvvisamente preso di mira l'umanità. Forse ne hai attirato l'attenzione uccidendo uno di loro. Combattere una guerra non sembra nello stile di Cerberus. Perché vi siete schierati? Noi siamo votati al progresso e alla salvaguardia dell'umanità. Se i razziatori ci prenderanno di mira, se cercheranno di annientarci, Cerberus li fermerà. Se aspettiamo che i politici dell'Alleanza agiscano, non resterà più alcuna colonia umana. Con quello che hai speso per riportarmi in vita, avresti potuto addestrare un intero esercito. Tu sei unica.
non solo per le tue abilità e quello che hai vissuto, ma per quello che rappresenti. Hai difeso l'umanità in un momento chiave della storia. Non sei soltanto un soldato, sei un simbolo. Inoltre non so se i razziatori comprendano il concetto di paura, ma tu ne hai ucciso uno. Dovranno temerti. Se vuoi affrontare i razziatori, devi soltanto indicarmi la giusta direzione. Miranda temeva che avresti fatto resistenza. È raro che si sbagli. Ho una navetta pronta a portarti su Freedom Progress, l'ultima colonia svanita. Miranda e Marco ti attenderanno. Sto bug lo ha sempre fatto, non è sempre. Sia qua, sia adesso sul PC che sulla PlayStation 3, quindi non so perché lo fa, ma è normale. Nel frattempo sentite il tema in sottofondo dell'uomo misterioso, che è un tema stupendo, secondo Miranda ha ucciso Wilson a sangue freddo, mentre Jacob è solo un mercenario. Ti aspetti che mi fidi di loro? Wilson era uno dei miei migliori agenti. Lui che era seduto e prima Miranda si alza e si ciò che siede. mi aspettavo da lei e ti ha salvato la vita in più di un modo. Jacob è un soldato, uno dei migliori. Non si è mai fidato completamente di me, ma è sempre stato onesto. Ti troverai bene con loro, per ora. È una missione libera o mi state offrendo volontaria? C'è sempre una scelta, Shepard. Se non troverai alcuna prova di quello che stiamo cercando, potrai andartene per la tua strada. Ma prima, recati su Freedom Progress. Trova quanti più indizi possibile. Chi sta rapendo le colonie? Sono davvero legati ai razziatori? Io ti ho riportata in vita, ora tocca a te fare del tuo meglio. Non è un bug, la sede che si è spostata. L'uomo misterioso è rimasto molto colpito da te. Sono ansiosa di vedere se sarai all'altezza delle sue aspettative per questa missione. Non posso permettermi che qualcuno disobbedisca ai miei ordini quando arriveremo lì. So bene chi sono i miei superiori. Finché non tradirai Cerberus, seguirò i tuoi ordini. Non ho mai avuto l'occasione di dirti quanto apprezzo ciò che il progetto Lazarus ha fatto per me. Spero solo che ne sia valsa la pena. Molti hanno perso la vita su quella stazione. Anche se ci hai messo 2 anni per ricostruirmi, non sembri tenere molto a me. Ho il massimo rispetto per le tue capacità, Shepard. Sono le tue motivazioni a lasciarmi perplessa. Credo in ciò che Cerberus rappresenta. Solo il tempo potrà dirci se ti dimostrerai una valida risorsa o un ostacolo per la nostra causa. Cosa puoi dirmi su questa colonia dove siamo diretti? Freedom Progress? È un tipico insediamento umano nei sistemi Terminus. Avevano una piccola forza militare per proteggersi, oltre a mech e droni di sicurezza. Normale sotto qualsiasi aspetto. Totalmente ordinaria, fino alla sua scomparsa. Sai dirmi in cosa potremmo imbatterci laggiù? Diversi edifici deserti e un enorme mistero. Vorrei sapere di più dalla persona che era in carica sul progetto Lazarus. Non ero in carica, l'uomo misterioso lo era. Se fosse stato per me, avrei fatto alcune cose in modo diverso. Cosa avresti cambiato? Innanzitutto ti avrei impiantato qualche chip di controllo, ma l'uomo misterioso non lo ha permesso. Temeva che avrebbe potuto condizionare la tua personalità, alterarti in qualche modo. Non ci ha permesso di fare nulla che potesse limitare le tue potenzialità. Grazie a Dio. Non posso dire che l'idea di tornare in vita con un chip di controllo mi attiri molto. L'uomo misterioso sta correndo grossi rischi con te. Spero che la sua scommessa abbia successo. Parlami un po' di te. Sei preoccupata delle mie capacità? Posso schiacciare un mech con i miei poteri biotici o scagliarne via la testa a 100 metri. Scegli tu. Stavo cercando di conoscerti come essere umano. Non cerco un'amica, Shepard. Concentrati sulla missione. Tu e Jacob prestavate servizio insieme nell'alleanza? No. L'uomo misterioso ha riconosciuto il mio potenziale e mi ha reclutata in giovane età. Quanti anni avevi? Abbastanza da sapere che questo era ciò che volevo. È ovvio che non sei interessata a parlare. Abbiamo un compito. Possiamo parlarne oppure possiamo svolgerlo. Sono lieto che l'uomo misterioso ti abbia convinta a unirti a noi, comandante. Mi limiterò a scoprire cosa è successo a quelle persone scomparse.
Non mi fido ancora di Cerberus. Capisco. Ti fidi di me, comandante? Non ho ancora deciso cosa fare con te. Perlomeno mi stai dando una possibilità. La maggior parte dei soldati dell'Alleanza odia Cerberus per principio. Sai qualcosa su questa colonia dove siamo diretti? Si chiama Freedom Progress. Non so molto altro. Immagino che lo scopriremo una volta arrivati. Hai detto di aver prestato servizio nell'Alleanza. 5 anni in totale, in giro per tutta la galassia. Ho persino trascorso un paio d'anni come Corsair. Non ho mai sentito parlare dei Corsair. Era un'iniziativa dell'Alleanza. Assoldavano capitani di astronavi indipendenti e li usavano per missioni che esulavano dalla giurisdizione ufficiale dell'Alleanza. Tecnicamente non facevamo parte dell'Alleanza. Se ci avessero presi, avrebbero negato qualsiasi coinvolgimento. In teoria dovevamo essere liberi da regole e restrizioni, ma c'era comunque tanta burocrazia da affondare un incrociatore. Alla fine ho lasciato stare. Perché ti sei unito a Cerberus? Credo di essermi stancato di non fare mai la differenza. Ciò che facevamo nell'Alleanza sembrava spesso inutile. Pensavo che le cose sarebbero cambiate dopo l'attacco alla cittadella. L'umanità era finalmente stata invitata a entrare nel Consiglio. Ma non è cambiato niente. Politica, burocrazia, leader diversi, stesse assurdità. Cerberus è diversa. Quando delle colonie scompaiono, non incarichiamo una squadra di scrivere un rapporto per capire che diavolo fare. Noi andiamo e lo scopriamo. È tutto per ora. Sì, signora. No, comunque, un'altra piccola curiosità riguardo a Jacob è che anche lui ha avuto un giochino per iPhone che purtroppo è stato levato anni fa, purtroppo, quindi non è più possibile trovarlo se non illegalmente, che spiega come ha incontrato Miranda e che tra l'altro c'è un piccolo easter egg di quel gioco su una delle missioni, quindi quando la vedremo lo dirò. Altro il tema di Torres l'ho sempre adorato. Sopra avete trovato con la struttura e siamo detti il trailer dell'Ozone, ok. Sopra non ho anche tra di noi. E qua. Tutti i bonus che ci potevano interessare. Lancia granate, crediti. Ok. Dovrebbe mancare molto, Shepard. L'uomo misterioso ci ha posto sotto il tuo comando. Hai qualche ordine? Cosa avete trovato nelle altre colonie? Niente. Nessun segno di attacco, nessun cadavere. Neanche una traccia di materiale genetico insolito come indizio. Sono solo scomparsi. E non abbiamo alcun bersaglio da affrontare. Sei sicura di essere disposta a seguire i miei ordini? Non ti abbiamo riportata tra i vivi per dubitare di te, comandante. Se l'uomo misterioso dice che comandi tu, comandi tu. Cosa ti fa pensare che questa indagine porterà qualcosa di nuovo? Con le altre colonie sono passati prima gli agenti ufficiali. A volte anche i saccheggiatori o le squadre di recupero. Questa volta speriamo di essere i primi. Forse troveremo degli indizi prima che qualcun altro disturbi la scena. Tenete gli occhi aperti. Cercheremo qualsiasi indizio che ci dica chi ha fatto questo. Ricevuto, comandante. Con un po' di fortuna troveremo qualcosa che mancava nelle altre colonie. E poi potremo scoprire i responsabili e fargliela pagare. E inoltre avremo anche una piccola sorpresa. Prendiamo qua. Dobbiamo la catalazione. Allora, Jacob. Qua, così, quando avremo barriera. Ecco, piccola cosa. Di solito i compagni partono solo con 3 abilità. La quarta si sbloccherà in una certa maniera che non vi spoilerò al momento. Thank you.
ne sia andato nel bel mezzo della cena. Tanto so che anche già con subito inizia a incendiare. Strano, niente corpi, nessun danno strutturale, nessuna traccia di una battaglia. La cosa è molto strana. Questa pistola la odio, morte. Buon viaggio. Ecco fatto. Non dovrebbero esserci. Avrebbero dovuto riconoscerci come esseri umani. Qualcuno li ha riprogrammati per attaccare a vista. Qui non siamo soli. Allora, dai pass. Nemici davanti. Non ti muovere! Razza, avevi detto che ci avrei pensato io! Guarda che è cambiato! Shepard! Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus! Giù le armi, subito! Shepard, ma come... sei viva? Ricordi quando ti diedi quei dati sui Geth, Tali? Non ti aiutarono a finire il tuo pellegrinaggio? Sì, certo. Giù le armi, Razza. È di sicuro il comandante Shepard. Perché il tuo vecchio comandante lavora per Cerberus? Non lo so, forse dovremmo chiederglielo. Cerberus mi ha ricostruita, ma non sono i suoi ordini. Ne discuteremo meglio quando mi dirai cosa ci fai qui. Uno dei nostri era qui in pellegrinaggio. Si chiama Vitor. Siamo venuti a cercarlo. Se Vitor è sopravvissuto all'attacco, potrebbe dirci cosa è successo. È quello che speriamo. L'abbiamo visto, ma potrebbe non essere nelle condizioni di rispondere alle domande. Era ferito e piuttosto agitato. Molto instabile, insomma. Senza contare il danno ai filtri CO2 della sua tuta e all'infezione causata dall'esposizione diretta. Deve essere fuori di sé. Quando ci ha visti atterrare, si è nascosto in un magazzino ai margini della città. Deve aver programmato i mech per attaccare tutto ciò che si muove. Vitor è l'unico che possa dirci cosa è successo qui. Dovremo collaborare per trovarlo. Ottima idea. In ogni caso servono due squadre per superare i droni. Ora lavoriamo con Cerberus? No, Razza, tu lavori per me. Se non vuoi obbedire agli ordini, torna pure sulla nave. Dirigiti verso il magazzino passando per il centro della colonia. Noi faremo il giro largo per attirare qualche drone e aprirti un varco. Cerberus non sembra andarvi molto a genio. Cosa mi sono persa? Hanno ucciso la nostra gente. Si sono infiltrati nella flotta e hanno cercato di distruggere una nostra nave.
Io ho una Ecco. versione dei fatti E leggermente questo è uno diversa. dei libri, Non è stato niente di anche questo. personale. Più tardi potremo discutere su chi ha ucciso chi. Al momento abbiamo un lavoro da svolgere. Concordo, dobbiamo collaborare per trovare Vitor. Assicurati di mantenere il contatto radio. Certo. Buona fortuna, Shepard. Qualunque cosa succeda, è stato bello rivederti. Ti seguo. Ok. Grazie per l'avvertimento, ce ne occuperemo noi. Ci hanno visto. Questo qua. Vabbè, a questo punto è un po' Posso raccaricare? stronzo. Lanciarazzi, ma ci stia. Raggiungere Vitor per primi. Metti al riparo la tua squadra e io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. Allora. Mi metto al riparo. Vado in copertura. Speranza. Quel bastardo è un osso duro, non sarà facile sconfiggerlo.
fuoco. Allora, cominciamo. Abbiamo avuto un incontro con la nostra amica Tali. Dopo 2 anni. Dopo i quali sono andati avanti e praticamente si sono trovati con questo Mac che gli ha ricordato il culo. Sì. Non hanno voluto collaborare perché siamo di Cerberus. Mai detto questo. Va a cercare Vitor mentre io mi occupo dei feriti, Shepard. Probabilmente si nasconde nella zona di carico. Lo prenderò. Allora. Questo. Ok, vediamo di trovare Vitor. I mostri torneranno, Mac proteggeranno, al sicuro da Shani. Devo nascondermi. Non mostri. No, Shami. No, 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 no. Vitor. No, Vitor. Non qui. Shami non possono trovarmi. Mostri torneranno. Devo nascondermi. Nessuno ti farà più del male. Non ti sente, comandante. Ma già, adesso avremo anche l'introduzione del secondo. Devo nascondermi. Eccole qua. Le introduzioni. Mac proteggerà. Voi siete umani. Dove vi siete nascosti? Perché non vi hanno trovati? No, no. Di chi stai parlando? I mostri. No, semplicemente essendo che la sua tuta si è ha subito dei danni, praticamente si è contaminato e con l'aria, perché i Quarian sono molto deboli come sistema immunitario, quindi... Noi non siamo superstiti, Vitor. Siamo appena arrivati. Voi non sapete, non avete visto, ma io vedo tutto. Sembra un filmato di sorveglianza. Deve averlo assemblato manualmente. Cosa diavolo è? Santo cielo, credo sia un collettore. Sono degli alieni? Sono una specie che proviene da qualche settore oltre il portale di Omega 4. Pochissimi li hanno visti di persona. Di solito lavorano tramite intermediari, come schiavisti o mercenari. Se sono in qualche modo legati ai razziatori, questo spiegherebbe gli attacchi alle colonie. I collettori hanno una tecnologia molto avanzata. Potrebbero avere un'arma in grado di inabilitare un intero insediamento. Shami cercatori, nessuno può nascondersi. I cercatori vi troveranno, vi bloccheranno, poi i mostri vi porteranno via. Perché i collettori non ti hanno preso? Gli Shami non mi hanno trovato. I mostri non sapevano che ero qui. Di solito i collettori sono estremamente scrupolosi. Forse la sua tuta ha impedito che venisse rilevato dai sensori. O hanno usato una tecnologia progettata specificamente per trovare gli umani. Finora hanno attaccato solo colonie umane. Parlami ancora di quegli Shami. Ti trovano così. Nubi di cercatori. Macchine piccole come insetti. Arrivano ovunque. Ti trovano, ti pungono. Resti immobile.
Sembrano droni in miniatura. Trovano le vittime e le immobilizzano con un campo di stasi o una neurotossina. Voglio sapere di più sui collettori. Nessuno ne sa molto. Sono così rari che molti dubitano perfino della loro esistenza. Ma perché vogliono rapire i coloni umani? Qual è il loro piano? Forse l'uomo misterioso conosce la risposta. Poi cosa è successo? È andato anche nello spazio. Sulla nave. Purtroppo sì. Sono partiti. La nave è volata via. Ma torneranno per me. Nessuno può sfuggire. Credo che non potremo ottenere altro da lui, comandante. Grazie per ciò che ci hai raccontato. Sei stato molto utile. Li ho studiati. I mostri. Gli sciami. Li ho registrati con il mio factotum. Molte letture. Elettromagnetismo. Energia oscura. Dobbiamo portare questi dati all'uomo misterioso. Prendiamo il Quarian e chiamiamo la navetta di evacuazione. Cosa? Vitor è ferito, deve essere curato. Infatti uno dei personaggi dovrà fare tipo il Balgon della situazione. La tua gente ha già cercato di tradirci. Consegnandolo a voi non otterremo mai le informazioni che ci servono. Brazza era un idiota e ne ha subito le conseguenze insieme ai suoi uomini. Puoi prendere i dati del factotum di Vitor, ma ti prego, lascialo a me. Non sei costretta a prendere Vitor e andartene. Possiamo collaborare, come ai vecchi tempi. Mi piacerebbe, ma non posso. Ho una missione da compiere. È troppo importante per abbandonarla, persino per te. Quando sarà tutto finito, e se sarò ancora viva, vedremo. Sembra pericoloso. Cosa stai facendo? Credo che sia meglio se Cerberus non viene a saperlo. Però riguarda lo spazio Get, questo dovrebbe dirti quanto è importante. Infatti lo vedremo molto avanti. È traumatizzato e ha bisogno di cure mediche. Tali ci darà i dati del factotum e riporterà Vitor alla flottiglia. Certo, comandante. Grazie, Shepard. Sono lieta che sia ancora tu a dare gli ordini. Buona fortuna. Ti farò sapere se trovo qualcosa che potrebbe aiutarti. Siamo pronti a partire. Ecco, questo abbiamo finito anche Freedom Progress. E sapete cosa significa? Perché Jack, se sta ascoltando, se è ancora qua, lo sa già. Ma questo significa che adesso andiamo a recruttare tutto il team. Shepard, ottimo lavoro su Freedom Progress. I Quarian ci hanno inviato ciò che hanno scoperto dal rapporto di Vitor. Nessun nuovo dato. Ma visto il nostro passato, è un simbolo di pace insperato. Tu e io abbiamo metodi diversi, ma non posso negare i risultati. Ogni tanto hai mai pensato di essere gentile? La diplomazia è ottima quando funziona, ma è difficile usarla quando tutti ti considerano una minaccia. Ma cosa più importante, hai confermato che dietro ai rapimenti si celano i collettori. Perché ho come l'impressione che tu lo sapessi già? Avevo i miei sospetti, ma servivano delle prove. I collettori sono a dir poco enigmatici. Viaggiano periodicamente fino ai sistemi Terminus in cerca di oggetti o campioni viventi apparentemente irrilevanti. In genere in cambio della loro tecnologia. Una volta completate le loro transizioni, spariscono con la stessa rapidità con cui sono arrivati, tornando oltre il portale inesplorato di Omega 4. Finora non avevamo prove di attacchi diretti da parte dei collettori. Perché il portale di Omega 4 è inesplorato? Cosa sappiamo a riguardo? Soltanto che tutte le navi che lo hanno varcato non sono mai tornate. La nostra ipotesi è che il portale reagisca diversamente alle navi dei collettori, consentendo loro un transito sicuro. Se possono manipolare i portali, è un'ulteriore prova del loro legame con i razziatori. Hai idea del perché abbiano spostato la loro attenzione sugli umani? Se sono davvero agenti dei razziatori, potrebbe essere per diversi motivi. Ovviamente l'umanità ha giocato un ruolo chiave nella distruzione della Sovereign. Questo potrebbe essere sufficiente a richiamare la loro attenzione. Ciò che mi preoccupa è perché si siano presi la briga di rapire quei coloni. Una volta paralizzati gli umani, perché non ucciderli e basta? Cosa ci guadagnano i collettori da questi scambi? I collettori non parlano mai dei loro moventi. In genere cercano specie con mutazioni o anomalie genetiche rare. Pagano agli schiavisti e ai gruppi mercenari somme esorbitanti per ottenere tali campioni. E poi spariscono. Ma non avevano mai attaccato singole specie prima d'ora. E i campioni precedenti erano soltanto poche decine, non decine di migliaia. Mi stai nascondendo qualcosa. Come fai a sapere che sono coinvolti i razziatori? Il modello è il loro, nascosto tra i dati.
Il Consiglio e l'Alleanza vogliono credere che la minaccia dei razziatori sia morta insieme alla Sovereign. Tu e io sappiamo la verità. Non aspetterò che i razziatori si mettano in marcia. Dobbiamo colpirli prima che siano pronti. Se questa è una guerra, avrò bisogno di un esercito o di una squadra davvero capace. Ho già stilato una lista di soldati, scienziati e mercenari. Otterrai i dossier sui migliori in assoluto. Trovarli e convincerli a lavorare con te potrebbe non essere così facile, ma tu sei una leader nata. Io continuerò a seguire i collettori. Appena faranno la loro prossima comparsa, informerò te e la tua squadra. Tenetevi pronti. Tieniti la tua lista. Voglio persone di cui posso fidarmi. Quelle che mi hanno aiutato a fermare Saren e Geth. Sono passati ben 2 anni, comandante. La maggior parte di loro ha voltato pagina o ha cambiato schiera. Ecco, adesso siamo a sapere cosa è successo a tutti i nostri compagni. Dov'è Garrus Vakarian? Il Turian è scomparso qualche mese dopo che eri stata dichiarata morta. Persino noi non siamo riusciti a trovarlo. Dov'è Ashley Williams? È ancora nell'Alleanza. Promossa di grado, credo. Il suo file è inaspettatamente riservato. Dov'è Urdnot Vrex? È tornato su Tuchank e non ha lasciato il pianeta per oltre 1 anno. Sta cercando di unire i clan dei Krogan. Bravo, Vrex. Che mi dici di Tali? Ci ha già aiutati su Freedom Progress? È stata una svolta imprevista. Prima di accettare mi occorrono maggiori informazioni. Dov'è Liarazzoni? Si trova su Ilium. Le mie fonti riferiscono che lavora per l'Ombra. In tal caso, non possiamo fidarci di lei. D'accordo, ho capito. Non sono disponibili. Sei una vera leader, Shepard. Otterrai chi vorrai. Sono ancora uno spettro. Forse potrei convincere il Consiglio ad aiutarci. Se credi di poterli convincere, fa pure. Ma ricorda, sei sparita per molto tempo. Le cose sono cambiate. Tu preoccupati dei collettori. Io mi assicurerò che la squadra sia pronta. Preparati a questo momento che sta per arrivare. Primo, inizia con il dossier di Mordin Solus. È un brillante scienziato Salarian. La nostra intelligence ritiene che potrebbe sapere come neutralizzare gli sciami cercatori paralizzanti dei collettori. Sembrerebbe fattibile. Che altro? Ho trovato un pilota che potrebbe piacerti. Dicono che sia uno dei migliori. Qualcuno di cui puoi fidarti. Ehi, comandante. Proprio come ai vecchi tempi, eh? Non avrei mai pensato di rivederti. Senti già. Chi parla. Io ti ho vista morire. Ho avuto fortuna. Questo è uno dei momenti migliori, secondo me. Come sei finito qui? Senza di te è andato tutto in malora, comandante. Il consiglio ha voluto dimenticarti. Preparatevi. La squadra è stata sciolta e io sono rimasto a terra. L'Alleanza mi ha privato di ciò che mi importava, così mi sono unito a Cerberus. Ti fidi dell'uomo misterioso? In genere non mi fido delle persone più in alto di me, ma questi non sono tanto male. Ti hanno salvato la vita, mi lasciano pilotare. Poi c'è questa. E poi c'è questa. L'ho saputo solo ieri sera. La gioca cammina storta perché è malato alle ossa, quindi... È bello tornare a casa, comandante? Immagino che dovremmo darle un nome. Chissà che nome le diamo.
Cioè, adesso ditemi se questo non è un momento epico, questo. Cioè, io, questo è uno dei momenti che io adoro di più del secondo. Venuta a bordo della nuova Normandy, comandante. Ho esaminato tutti i dossier. Consiglio vivamente di iniziare ad acquisire Mordin Solus, il professore Salarian di Omega. Sappiamo che i collettori usano un qualche tipo di tecnologia avanzata per immobilizzare le vittime. Ci servirà per sviluppare delle contromisure per proteggerci. Senza tali contromisure, se incontrassimo i collettori, saremmo indifesi. Acquisire il professor Solus sembra una scelta logica per iniziare. E tu chi saresti? Sono l'intelligenza artificiale della Normandy. L'equipaggio si riferisce a me col nome di Ida. I piloti non sono mai felici quando qualcuno gli porta via il controllo della nave, specialmente Joker. Io non piloto la nave. Il talento del signor Moreau non andrà sprecato. Durante i combattimenti gestisco la parte elettronica e l'aspetto di cyberguerriglia. A parte questo, non posso interfacciarmi con i sistemi della nave. Osservo e offro analisi e consigli. Niente di più. Immagino che ci voglia ben più di noi tre, Joker, per far volare questa nave. L'equipaggio della Normandy è al completo. Sono tutti ai propri posti, in attesa dei tuoi ordini. Abbiamo completato i preparativi finali per il decollo, comandante. Scegli una destinazione dalla mappa galattica nella sala tattica e io traccerò una rotta. Jacob e io torniamo ai nostri posti. Se hai altre domande, vieni pure a parlarci. Benvenuti sulla Normandy 2.0. Yes. Sì, Shepard. Voglio saperne di più sulle persone con cui lavoro. Molti dei dati sono riservati. Ha qualche domanda specifica? Come ha fatto Cerberus a replicare la nave più avanzata della Marina dell'Alleanza senza che nessuno lo scoprisse? Ho un blocco che mi impedisce di rispondere a tale domanda. Che vuoi dire? Anche se sono meno controllata di altre IA, sono comunque soggetta a blocchi comportamentali e a isolamenti fisici del mio hardware. In questo caso, il livello di classificazione segreta imposto da Cerberus mi impedisce di rispondere. A proposito, vi ricordavate la IA sulla Luna che abbiamo trovato nel primo Mass Effect? Indovinate chi è? Che tipo di risorse ha a disposizione Cerberus? Denaro? Personale? Strutture? Ho un blocco che mi impedisce di rispondere a tale domanda. Com'è organizzato Cerberus? A parte l'uomo misterioso, non vedo una catena di comando. Cerberus è organizzata in cellule con diverse mansioni. Ogni cellula opera in isolamento. I membri di una cellula non conoscono i membri delle altre. Esatto. Gli agenti di una cellula sono comandati da un singolo operatore. Noi siamo la cellula Lazarus, guidata dall'operatore Lawson. Dunque, quante operazioni è in corso Cerberus al momento? Ho un blocco che mi impedisce di rispondere a tale domanda. Parliamo di qualcos'altro. Pronta.
No, ma chi è? Non lo so proprio. Voglio saperne di più su di te. Ha qualche domanda specifica? Dove ti trovi? La mia intelligenza principale è alloggiata in un posto Fino a un importante, certo punto della affiancato ad trama, un'infermeria. no. Cioè, fino a un certo punto della trama è inutile Ida. Dopo, e soprattutto nel terzo, diventa molto più utile, Perché ti credimi. chiamano Ida? Ida è la forma fonetica di IDA, è l'acronimo di Intelligenza Difensiva Avanzata. Come ti trovi con Joker? Il signor Moreau non si fida di me. Il fatto che io sia installata sui computer della sua nave lo offende. Già, l'ultima Normandy se la cavava benissimo senza una IA che mi ricorda che il portellone non è chiuso. Ah, allora due, credo che va tutte, che ci faremo fine durante tutto il Di gioco. cosa ti occupi a bordo della nave? Gestisco la parte elettronica e la cyberguerriglia in combattimento. I miei tempi di reazione sono molto più rapidi di qualsiasi organico. Raccolgo le registrazioni dei congegni di monitoraggio per l'uomo misterioso. Prevedo altre funzioni, ma al momento sono interdette. Funzioni interdette, per Esatto. esempio? Non lo so. Alcuni dei miei database sono sigillati. Parte del mio hardware è offline. Immagino che una volta raggiunte determinate condizioni, tali funzioni verranno attivate. Esatto. Cyberattacco significa cose come virus, vero? In un combattimento ravvicinato tra navi, a volte posso sfondare il firewall nella rete wireless interna del nemico. Una volta preso il controllo dei loro sistemi, posso disattivare l'ossigeno o la gravità. Posso neutralizzare il puntamento delle armi o gli scudi, oppure posso portare al collasso il loro reattore a fusione. Per quanto riguarda le difese, gestisco i disturbatori, le esche e i firewall interni della Normandy. Sembrerebbe incredibilmente utile. Perché non c'è qualcosa di simile su tutte le navi? Un operatore organico non può reagire abbastanza rapidamente alle circostanze, né eseguire il multitasking necessario. Questo è un ruolo che può ricoprire solo un'intelligenza artificiale. Sfortunatamente, diffidano di noi. Potrebbe avere qualcosa a che fare con il fatto che una IA ha quasi distrutto la civilizzazione galattica. È solo una teoria. L'uomo misterioso ha installato a bordo dei congegni di monitoraggio? Ha investito buona parte delle risorse di Cerberus nella progettazione e nella costruzione di questa nave. Ha un interesse nel monitorare i nostri progressi. Disconnessione Per il momento è tutto. in corso, Shepard. Joker, che team dici te? Ci crederesti, comandante? È la mia bambina, meglio che nuova. Ah, mi sembra un sogno. E i sedili in pelle. L'esercito sarà anche all'avanguardia per quanto riguarda l'hardware, ma non gli importa se i sedili di una fregata di prima generazione traspirano. Il comfort è una prerogativa dei civili. Questa riproduzione non voleva essere perfetta, signor Moreau. Sono state introdotte diverse migliorie. Ed ecco l'inconveniente. Adoravo la Normandy quando era bella e tranquilla. Ora questa cosa di cui non voglio neanche parlare è come un cancro nella nave. Non è la stessa cosa, Joker. Non c'è niente qui che appartenga alla vera Normandy. Ci siamo noi. Devo accontentarmi di quello che c'è. Gli ultimi 2 anni sono stati uno schifo. Vedrai, anche se un'IA ci spia, non è possibile che abbiano investito tanto solo per fregarci. Sarà meglio che ai vecchi tempi. Lo spero, sono morta. Ah, sei davvero pessimista. Comandante? Qui va tutto bene, presumo. Voglio che la Normandy sfrutti al massimo le proprie capacità. Devo solo aumentare la potenza del motore, così sarà perfino meglio di prima. I protocolli di sicurezza sconsigliano tali manipolazioni mentre i propulsori sono attivi e in uso, signor Moreau. Possiamo spegnere questa scocciatura, comandante. Dubito serva a qualcosa. Non sono la tua babysitter, Joker. Dovrai arrangiarti da solo. Certo, anche se discutere con l'Intercom non è la mia specialità. È un problema tuo, non mio. Grazie, me ne ricorderò. Come stiamo andando, La Shepard? Normandy La SR2, Normandy non è al praticamente. massimo delle capacità. Ci sono ancora cose che potremmo potenziare. Per quanto riguarda l'equipaggio, dovresti chiedere a qualcuno più socievole. Che ne pensi delle persone che stiamo assoldando? Beh, riguardo a quelli che ti sei portata dietro l'ultima volta, non oserei mai dire cattiverie su Miranda. La sua vendetta sarebbe tremenda. Jacob sembra fin troppo calmo, ma in realtà conosce un'infinità di modi per uccidere la gente. È solo la mia opinione, però, che resti fra noi. Pensi mai alla vecchia Normandia?